Quando il New York Times mi ha chiesto di scrivere sul rapporto tra criminalità organizzata, le diverse criminalità nel mondo e la crisi economica, mi sono stupito perché non credo fosse un argomento centrale nel dibattito americano e soprattutto temevo che fosse ormai considerato marginale rispetto ai problemi della finanza, ai governi, all'Europa. Pur sapendo che il rapporto tra criminalità organizzata e crisi economica fosse centrale, ormai ero rassegnato. E invece l'attenzione del New York Times e di conseguenza la necessità di raccontare queste storie ha posto di nuovo l'attenzione su questo argomento e ne sono stato contento. Perché? Perché sono persuaso fino in fondo che questi mesi sia questa la riflessione da fare, cioè quanto le organizzazioni criminali hanno influenzato questa crisi e quanto da questa crisi stanno avendo vantaggio. E nell'articolo parto dall'affermazione di Antonio Maria Costa, che nel dicembre 2009, lui responsabile dell'ufficio droga e crimine dell'ONU, aveva praticamente con molta chiarezza denunciato di avere le prove che i guadagni delle organizzazioni criminali fossero l'unico capitale di investimento liquido che la parte maggiore di banche avevano avuto a disposizione durante la crisi del 2008 per evitare il collasso. E da lì lo studio fatto dall'Università di Bogotà che rivela che il 97% del denaro del narcotraffico viene riciclato negli Stati Uniti. 352 miliardi di dollari provenienti dal narcotraffico che vengono assorbiti dal sistema legale, cioè si parla di un'economia che viene dopata, quindi una crescita irreale, che partecipa quindi poi alla crisi, alle ragioni della crisi, sino poi al racconto delle banche, del riciclaggio nelle banche più importanti americane ed europee, passando per la Grecia e la Spagna, come due modelli di paesi che non hanno affatto contrastato le organizzazioni criminali, o meglio i capitali delle organizzazioni criminali, e quindi sono state come svuotate dall'interno. C'è il riferimento alla corruzione in Grecia che è costata 860 milioni di euro soltanto nel 2009 e circa 590 milioni di euro nel 2010, questi sono i costi della corruzione. Lo sguardo sull'economia spagnola anche terribile guardando attraverso, diciamo, la prospettiva mafiosa. La Spagna ha vissuto una speculazione edilizia che praticamente è stata alimentata dai capitali delle organizzazioni criminali russe, italiane, corse, bulgare, africane. E in ultimo la riflessione più importante sicuramente è anche quella che riguarda la Banca Centrale di Spagna, che nel 2006 tra l'altro denuncia la scomparsa della banconota da 500 euro, cioè le banconote da 500 euro vengono soprannominate Bin Laden perché se ne parlava tanto ma si vedevano pochissimo, e perché? Perché venivano utilizzate negli scambi criminali, era la moneta di taglio più alta e quasi come una prova di quello che appunto si racconta, cioè che la Spagna è al centro del riciclaggio mondiale. In tutto questo si comprende che da questa crisi non si può uscire non affrontando il problema criminale, perché il problema criminale rientra assolutamente nella declinazione economica, cioè la differenza tra capitalismo criminale e capitalismo legale è sempre più labile. E le mafie, o meglio le imprese dopate, le imprese a capitale mafioso, le banche a capitale mafioso, sono diventate sempre più potenti, sempre più incontrollabili, l'agire economico somiglia sempre di più all'agire mafioso e viceversa, cioè l'agire mafioso sembra essere sempre di più l'avanguardia dell'agire economico. Le banche americane, da Wachovia a Citibank, sono colossi finanziari che hanno confessato la loro connivenza con i capitali criminali. In tutto questo l'Italia ha un ruolo fondamentale, quello di poter comprendere queste dinamiche meglio di altri paesi, perché è una storia dell'antimafia, leggi antimafia molto più forti e soprattutto schiacciate tra Spagna e Grecia, comprendere che quello che finora non è stato fatto, cioè affrontare il problema criminale come un problema gigantesco e non un problema collaterale, un problema morale, un problema giudiziario, ecco, oggi si
affrontare questo problema sia prioritario. Quindi il tentativo di questa riflessione è anche poter esplicitamente chiedere al governo Monti di poter intervenire immediatamente per affrontare il problema criminale, le infiltrazioni economiche, dare nuovi strumenti per poter comprendere e frenare il capitalismo criminale che rischia di far affondare l'Italia o peggio, di essere il danaro che salverà le aziende in crisi, come già le indagini di diverse DDA del territorio italiano hanno dimostrato, cioè che laddove l'industria di qualità non sta crollando arriva il capitale mafioso.